serie B Win. Tutti i colori della passione. È la finale d'andata dei playoff in Serie B Win tra Padova e Novara. In palio la terza promozione dopo quelle già guadagnate da Atalanta e Siena. La città di Padova è impazzita per l'entusiasmo, grandissimo pubblico, lo stadio Euganeo che per l'occasione ha riaperto anche la gradinata est chiusa da tempo. I biancoscudati sono ancora imbattuti con Dal Canto che conferma il tridente e Sharawi, Ardemagni, De Paula al posto degli squalificati Morganelle, Bertani, Tesser, Schiera, Cubron e Motta che agisce in avanti con Pinardi e Gonzalez. Quarto minuto, subito in avanti il Padova, c'è questo palo clamoroso colpito dalla distanza da parte di Cuffa. Uicani salvato dal legno, sorpreso il portiere del Novara su questa sberla del numero 88 Patavino, padrone di casa, immediatamente pericolosi. La risposta di Gonzalez, punizione deviata, ancora Gonzalez sinistro, non di molto a lato rispetto alla porta, difesa da Cano. Partita che comincia immediatamente con tante emozioni sul campo dell'Euganeo. Porcari per Motta, avanza il suo destro, Cano a mani aperte su un tiro velenoso da parte di Simone Motta. Rivediamo la traiettoria non semplice da gestire per Cano, per la sofferenza in tribuna del presidente Cestaro. Padova in avanti, El Sharawi esterno destro, attenzione l'appoggio di Cuffa, arriva Renzetti sinistro, addomesticato bene da Uicani. In questa circostanza si accartoccia il portiere albanese proveniente dal Palermo. Ancora Novara, ancora Motta, sinistro forse deviato, bravo Cano a trattenere la sfera, ad evitare pericoli, il triangolo, attenzione El Sharawi tenta un esterno destro molto complicato in area, Stefan El Sharawi bloccato da Uicani, il triangolo con Cuffa. Il piccolo Faraone aveva deciso con una doppietta la semifinale con il Varese, questa volta non riesce a colpire dentro Scavone al posto di Pinardi, alle prese con un malanno muscolare. A inizio ripresa per il Novara, fischia la ripresa delle ostilità l'arbitro Doveri di Roma, cambio anche per Dal Canto, fuori Ardemagni, dentro Di Nardo, attenzione subito Di Nardo in mezzo, De Paola cicca, poi Lisuzzo allontana il Novara, occasionissima per il Padova. Ancora in avanti la squadra di Dal Canto, il cross italiano, il colpo di testa da parte di Bovo, la respinta con il corpo di Lisuzzo e di Marianini, vorrebbero un fallo di mano i patavini che però assolutamente non c'è. Cross di Renzetti, colpo di testa a lato di Cuffa, spinge con veemenza la squadra di Dal Canto, ma al 29esimo della ripresa, attenzione c'è Gonzalez tutto solo davanti a Cano. L'argentino però spara sul corpo del portiere del Padova, occasione sontuosa per gli uomini di Tesser per andare in vantaggio. Lancio del neo entrato Drasek, bravissimo Cano, ma è anche Gonzalez a sprecare. La risposta di Renzetti, ottima la sua partita, la presa a terra di Uicani, italiano, palla morbidissima De Paula, Uicani e forse il palo, a dire di no Alex Clivense, più il palo della deviazione di Uicani per la sofferenza anche della vicepresidentessa Patavina Carron. El Sharawi destro respinto senza troppi complimenti, a mani aperte da Uicani. Sono gli ultimi sussulti di un match che si conclude sullo 0-0 allo stadio Euganeo tra Padova e Novara, un pareggio che premia soprattutto il Novara che avrà a disposizione 2 risultati su 3 domenica nel ritorno al Piola per ottenere la promozione in Serie A.